Fatte le foto, lo giuro. Davvero, Troppo perché lo abbiamo buttato. questa sera con noi dovevano essere anche due altri personaggi della nostra storia, Greg, Claudio Gregori e Maestro Rianduzzi, Marco Rianduzzi, ma hanno avuto un problema di lavoro. E per chiudere il giro degli ospiti c'è un amico con il quale lavoriamo spesso insieme, con un altro artista che ci facciamo veramente un sacco di risate. Ma non per quell'artista, perché noi dietro al palco ne combiniamo di tutti i colori, ed è il nostro carissimo amico Max Paiella. Che forse è andato lì perché domani mattina sa che va a fare il gruppo, no, è vero, andava domani mattina alla radio, quindi È rimasta la chitarra. va, giustamente. Tutta questa cosa qui si può scrivere, si può pensare, ma poi ci sono delle persone che realizzano queste cose e lì giù ci sono alcune delle persone perché sono il motore operativo di tutta questa cosa qua e spesso non vengono mai ringraziate abbastanza. Quindi quello che avete sentito e soprattutto come avete sentito è colpa e merito di due persone che stanno laggiù. Una è il nostro carissimo Daniele Pantusa. Grandissimo, ecco questo abbraccio, una buona coppia, ragazzi. Poi, vabbè, che dobbiamo dire? Coppia di fatto, dicevo. Che dobbiamo dire? Beh, De Sandro, ci sarebbero parecchie cose da dire, Che è meglio non che è dire. meglio non dire, però effettivamente è strano perché il nostro rapporto, teoricamente, è un rapporto di lavoro, no? Noi siamo musicisti, lui aveva un locale. Eppure a distanza di 15 anni, lui proprio ieri, mentre provavamo le ultime cose, cioè le prime, le prime e ultime cose, proprio ieri, seduto per terra, sfranto dal fatto che aveva prestato la sua opera nell'ultimo periodo in maniera abbastanza consistente, mi ha guardato e ha detto: "Ma sai che c'è? Se non viene nessuno, me ne frega un cazzo, sono contento uguale." Basta che la fama. E questo dimostra perché la cosa che c'è non poi viene fatta. Quindi perché sei perché è lavoro, ma c'è altro, perché se fosse solo lavoro starei qua a casa. vero, è vero. Poi lì accanto c'è un'altra persona che è legata quasi di a livello di sangue, che è un ragazzo, uomo, amico, fratello quasi, che si chiama Max Sabini, che si è occupato di tutto quello che avete visto, le proiezioni, che lui sta dietro, che non si vede, ma c'è. Poi c'è un altro amico, da sempre, facevamo dei casini quando eravamo fischelli, mi ha detto.